escluso il lavoro per il 2013, Max, che anno è stato per te? Ma sicuramente un anno molto positivo. Insomma, abbiamo portato a casa due titoli importantissimi, lo scudetto su tutti, insomma, lo ricordo ancora come fosse ieri, una grandissima emozione, grande partita, grande pubblico, insomma, bellissimo. Poi la Supercoppa, che è un altro trofeo, forse è ancora più inaspettato, però ce lo siamo veramente meritato. Niente, un anno bello, positivo, sono contento, si può fare meglio. Però, insomma, bene, dai, adesso speriamo di continuare così, magari cominciare il prossimo anno ancora meglio. Si può parlare anche di esplosione per te, perché quest'anno hai giocato la finale scudetto da titolare, poi la finale Supercoppa, hai giocato il mondiale, insomma, c'è stato sempre più spazio in campo per te. Sì, sicuramente, insomma, con Baretto era veramente difficile, però insomma, credo che insieme abbiamo lavorato veramente bene. Quest'anno, insomma, sì, è un po' la mia occasione, insomma, ho avuto la possibilità di giocare di più. Sono abbastanza contento, so che posso fare meglio. In alcune partite, insomma, non ho giocato benissimo, però quindi sono ancora un po' arrabbiato per questo. Però, insomma, credo di poter fare meglio, voglio far meglio perché, insomma, ci sono tanti altri trofei da vincere anche il prossimo anno e quindi io sono carichissimo, pronto per, insomma, per affrontare il campionato, la Champions, la Coppa Italia. Come passerai il Capodanno? Ma tranquillo, con amici, insomma, passeremo una serata abbastanza tranquilla, in compagnia, insomma, l'importante, insomma, comunque è divertirsi, festeggiare senza esagerare, però, insomma, passare una bella serata in compagnia di amici, fidanzata, Marisa, insomma, tranquilli. Ultima domanda, nel 2014 non mi spingo troppo in là, però ti dico subito che c'è il derby con Verona, che per te non è mai una partita come tante altre, visto che sei un ex di turno e mette in palio punti importanti. Sì, io a Verona sono stato 2 anni e sono stato veramente bene e ho avuto la possibilità di giocare titolare, insomma, ho iniziato a giocare titolare in A1 proprio a Verona e quindi ringrazierò sempre Verona per l'opportunità che mi ha dato, insomma. Però adesso per noi è una partita importantissima, noi vogliamo arrivare secondi e quindi dobbiamo vincere assolutamente questa partita, visto poi ci sarà anche Piacenza Macerata, insomma, qualcuno perderà dei punti, quindi sarà una partita tosta, perché Verona è un'ottima squadra, ma ripeto, il nostro obiettivo è quello di vincere e arrivare secondi. Nell'augurarti buon 2014, ti chiedo la tua immagine del 2013, solo un flash. Ma io, guarda, se penso al 2013, penso alla finale scudetto, a quelle sensazioni lì che ho provato in quella partita, è stato fantastico. C'era tutta la mia famiglia a vedermi, insomma, non mi aspettavo di giocare titolare alla fine di quella partita, che ho praticamente giocato quasi tutta. Se devo pensare al 2013, penso a quel giorno lì. A quella corsa pazza Sì, dopo l'ultima palla. è vero, l'ho vista 1.000 volte, bellissimo, me la ricordo. In quel momento sinceramente capivo poco, ho iniziato a correre, ho abbracciato subito Baretto perché insomma era il primo col quale volevo condividere quella gioia. E sei stato anche l'unico giocatore a giocare tutte le 43 partite dell'anno solare. È vero, questo. Diciamo un piccolo record, sono contentissimo, spero di poterne giocare ancora tantissime qui a Trento perché io qui mi sento a casa, sto benissimo, insomma, fosse per me resterei qui a vita, poi vediamo, comunque intanto sono contento per quello che sto facendo, bene così, speriamo di continuare così.